Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Erika, come va? Ciao, L'unica buonasera. sopravvissuta di questa Sì, distrutta sono, però ci distrutta, sono. però noi ci siamo, noi ci siamo. Sì, ci Noi ci sono. Forse la siamo. mia faccia è un po' troppo grossa. No, più che altro vieni dal buio, quindi però vabbè. Ascoltate, questa stanza è buia, ci si può far poco. Ti compriamo un faretto, va bene così, fai Sì, come. quello mi servirebbe un faretto da piazzare qua davanti. Perché se non è abbastanza luminosa Sono lo la yin e lo schermata, non yang. vedo niente. Perché se vedete comunque ogni tanto, guarda che flickera, perché vede una cosa chiara che è la mia mano. Ah, io per fortuna mi hanno acceso l'aria condizionata, quindi adesso finalmente si sta bene, quindi posso tenere la luce accesa, se no Io ho il sai maglione. che suda. Grazie a tutti quelli che sono qui stasera, vedo che c'è un sacco di gente, Claudia, Miro, Pestim, All Night Long, quindi Kenshiro, quindi siete in tanti già stasera. Ci ricorda Miro che lui era già qui prima che le meduse diventassero mainstream, Sono quindi. arrivata al sesto episodio. Sto recuperando piano piano. Piano piano, adesso arrivano altri compiti, però vabbè, piano piano. No, dai, Zell, basta. Lo No, 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 fi fidati, fidati. Poi ne so. parliamo però, se no. Allora, sono tutte cose che in realtà io avevo già messo in lista, ma non Allora, essendo su dico una cosa, Crunchyroll, le non le ho. meduse sono molto belle, molto, sicuramente molto belle, però l'altro, almeno due episodi ho pianto, quindi cosa che alle Io ho già meduse non pianto è due episodi, tre successo. episodi anche con le meduse, sono al sesto, quindi vabbè. Va bene, ok, allora mettiamo la classifica, giusto per dare. Così sono un po' più luminosa con la classifica davanti. Ok, abbiamo la classifica davanti. Allora. Allora. Ci arriviamo a Guess Band Cry, tanto abbiamo già introdotto. Allora, Manco sta in classifica Tal, che sarebbe. Dal, non ho idea. Ok. Tal, ricordatemelo perché se no. No, non mi viene in mente. Dateline, ok, Dateline. Ah, 5. vabbè, ma Vabbè, ma 5, no, cioè. 5, cioè io mi dispiace, però ragazzi, cioè, dovrei partire dalla prima serie, arrivare alla 5, comincia a essere difficile. Quello che vi posso dire è che, siccome io seguo la classifica mano a mano, per capire un po' di cosa si deve parlare, quindi questa settimana che fino a un'ora dalla chiusura della classifica c'era tombo, in classifica invece quindi deve essere subito dietro al ventesimo, insomma, all'aristocratico. Quindi anche la golfista ci sta, viene un po' seguita anche se fuori classifica. E allora, come Allora, adesso mi vado a dice. cercare un'immagine bianca da mettere sullo schermo. Dead Lives era in classifica internazionale, era sicuramente in classifica. In Italia alcuni non sanno cosa sia. E d'altronde non so se ha delle release ufficiali, non lo so, non mi pare. Non so se ce l'ha Crunchyroll o meno, non mi sa di no. Non ho visto mai. Però effettivamente. Quello che posso dire è che ci sono alcune serie che non hanno licenza, c'è cioè Konosuba, lo vediamo, sta al sesto posto, quindi sta ben in alto. E vabbè, Girls Man Crying, abbiamo detto, ma dopo ne parliamo. Altre senza licenza non ne vedo, però insomma, se una cosa fa rumore, viene. Ah, è Crunchyroll, però vedi, solo la quarta e la quinta serie, è quello il problema. Nel momento in cui su Crunchyroll mettono la quarta serie, non la vado a vedere perché non ho visto non, se, non ho, se non sono andato a vedere le prime tre. E quindi è complicato. È complicato. Konosuba è il Sì. più grande scandalo italiano, ma no, non ce lo meritiamo. Esatto, vedi. Miro mi ha preceduto. Ormai questo è. Abbiamo stabilito che noi non ce lo meritiamo, Konosuba, quindi andate. Però.
Konosuba sto in pari, ma non ho visto quella di oggi. Oggi è uscito, mi pare, esce il mercoledì, mi sembra, Konosuba, quindi. Però per il resto sono in pari con Konosuba. Sono riuscito a vedere anche Bartender, quindi non so come, ma mi tengo in pari Sì, settimana io sono a settimana. indietro con un po' di cose, ma molte non sono neanche in classifica, quindi. Quindi chi se ne frega? Vuoi parlare di qualcosa fuori classifica? Qualcosa fuori classifica. Se vuoi, una cosa che guardiamo entrambi, che è il Duca, che Sì, non ne finalmente siamo. parliamo mai. Che tra Esatto. l'altro mi ha fatto, perché ci ha messo parecchio Crunchyroll a mettere i sottotitoli in italiano, tra L'ho l'altro, visto in anche. inglese, ci ho rinunciato, l'ho visto in inglese. No, allora, a un certo punto, dopo 2 giorni, mi sono accorto che guardandolo sul sito, i sottotitoli in italiano c'erano, mentre io ce l'ho sull'app perché ho il televisore Sony, Sì, io guardo quindi sulla Play, c'ha quindi. l'app di Crunchyroll. Sull'app non ci sono i sub italiani. Però l'ho guardato sul sito appena uscito, quindi non so perché l'hanno messi dopo, ma sul sito c'erano, sull'app ancora non c'erano. È successo già più di Amen. una volta. Tipo, mi è Anche con altre successo serie, sì. anche, sì, ma di recente con un altro anime. Spice and Wolf. Uno l'ho visto così, uno in Spice inglese. Wolf no, devo dire che lo vedo sempre all'uscita e l'ho sempre beccato in italiano sull'app. Perché o era quello o era l'Arciduca. Mi sembra strano perché l'Arciduca magari qualche volta non l'ho visto subito, però il Sì, Duca cioè. dice stagione gradevolissima e risolutiva, si spera, ma resta l'impressione che siano tutti eccitati come fossero tirati, se si fossero tirati chissà cosa. Sì, allora no, il Duca devo dire gradevole come le altre, e sì, è conclusiva perché hanno detto che questa è la stagione. D'altronde Sì. Sì, siamo sostanzialmente al finale, dai, non è pensabile che non ci sia oltre. ma Sì, cioè. alla fine si riduce tutto a quello, anche per il motivo per cui si è beccato la maledizione. Sì, insomma, c'è qualcuno che non l'ha degnata di attenzioni e quindi lei ha maledetto destra manca. Però no, è carino, a me sta piacendo, spero che lo terminino bene perché ovviamente io non so la storia, cioè non ho letto manga o altro, quindi sono proprio curiosa di sapere come lo finiranno, anche se sarà probabilmente il lieto fine del solito, però. Sono curioso. E lo stanno facendo bene, cioè a me sta piacendo. Quando non mi fanno i teatrini brutti di canzoni che non c'entrano una fava, sì. E niente, quindi. Beh, poi io fuori classifica mi sto godendo anche il Vampire Dormitory, che so che sto guardando solo io, però. Però è quel trash che merita di essere trash, non so come altro definirlo. Quindi, beh, per me è approvato quello lì, Allora, come trash. io so che faccio un torto qui a qualcuno che ci segue, forse a più di uno, ma invece devo dire, non è in classifica Named Memory, che sto riempendo di pollici rossi ogni episodio perché è veramente una cosa. Io probabilmente la novel potrebbe pure meritare essere bella, però l'anime è fatto, cioè vanno veloci, altro che treni, vanno velocissimi. Mettono personaggi a caso che appaiono, scompaiono, danno per scontate milioni di cose. Cioè, a livello sceneggiatura è fatto veramente, veramente in modo pessimo. Quindi sto pensando, nonostante ho visto 8 episodi, di solito una volta che supero 3-4, dopo che ne supero 3-4 ci vado fino in fondo. Ma sto pensando dopo 8 episodi che non vale la pena andare avanti, insomma. Non sembra poter minimamente migliorare.
stai uscito anche fuori classifica. Tra l'altro, era il primo episodio, era uno degli anime che mi era piaciuto di più, Unnamed Memory. Ma dal secondo in poi è andato a picco e continua, secondo me, abbastanza a picco. Io quello lì non gli ho dato neanche la possibilità, proprio non mi ha ispirato per niente, quindi. Non ci... No, 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 ma non fa parte di... Cioè, nel senso che... Non Va sarà bene nel così, mio cioè, nel mestiere senso... che si occupa, non ci No, no, sono. no, non, secondo me non hai fatto danno a non farti ispirare da quello. Vabbè, i Ranger, non c'è Alessandra che ne parla, io quello che posso dire non sono in classifica e sui Ranger... Però vi posso dire che si sta andando sempre più verso lo shonen semeno, quindi not my cup of tea, insomma, però almeno resta un pochino come resta un pochino più interessante. Poi chiaramente secondo me è anche peggio il fatto di essere su Disney rispetto a non avere niente. Ma Perché perché fanno magari i sottotitoli niente. veramente di merda poi fra l'altro, cioè non l'hanno ancora finito, no? E le Andata in opening lag. landing non sono male. Cosa? Andata in là che è ancora fermo lì a neanche metà Ah, primo sì. corso. Sì, no, no, è terribile come fa Disney per gli anni. Cioè, io boh. Sì, sono d'accordo con Keshiro, anche a me l'ultimo episodio non è piaciuto. Sì, non è a Memory che sto pensando di troppo. Sono ormai, seguo una ventina di anime questa stagione. Ma non penso che vado per i drop, insomma, giusto Unnamed Memory, l'unico che Poi controllo per faccio, andare in insomma. luck perché non ci ho più guardato, però mi sa che sono ancora fermi. Che stress. Anche The Anche Fable. The Fable è fuori classifica. The Fable, anche quello è Disney, è un po' Netflix, non mi ricordo. Ma quello non lo vedo, sinceramente, non lo guardo. Mi sa che sia sempre Disney. Di Disney più, Plus, sì. ok, sempre Disney. E Disney Plus. Io tra l'altro, guarda, c'ho Crunchyroll, ovviamente, c'ho Netflix, c'ho Prime, con il canale di Anime Generation. Quindi, cioè, Disney proprio no. Visto anche che c'ho pure DAZN per il calcio, quindi troppi abbonamenti. Disney non fa ancora abbastanza anime e fatti bene da meritarsi di pagarci l'ennesimo abbonamento. Quindi alla fine vai a cuore... Allora, quello che non c'ha proprio nessuno puoi andartelo a cercare magari a cuor leggero. Poi magari qualche fansub etico, insomma... Te lo mette pure a disposizione. Chiaramente lì, se volessi vedere cose che non hai, dovresti proprio andare a fare cose non... Sì, Miro, sì, purtroppo questi sono titoli che stanno anche da altre parti. Quindi no, non credo che vanno su Disney. Tra Non l'altro, ti preoccupare entrambi su perché... Crunchyroll. Esatto, entrambi su Crunchyroll. Non ti preoccupare che di shonen in cui si danno mazzate non ce ne stanno. Parleremo della posizione 19. Prima c'è la 20, prima c'è la 20. Prima c'è la 20. L'aristocratico reincarnato, l'Ise Factor, come l'abbiamo chiamato, l'Ise Factor. Va Io non lo bene, guardo. non lo Tu lo guardi, lo guardi? guardo io. È carino. È carino, niente di più. Sì, adesso si è rivolto a questa specie di spie per scoprire cosa succede nell'altro paese, insomma, perché si ostinano a difendere la stessa posizione, insomma, vabbè, comunque
diciamo che è un po' una cosa diversa dal suo, insomma, in cui non è lui la persona super potente, ma c'ha soltanto il potere di poter vedere le statistiche degli altri, per cui si circonda, insomma, delle persone più forti, che hanno più talento, insomma. Quindi, però, è carino, niente di più. Isekai, secondo me, guardabile, insomma, sempre meglio che guardarsi Re Monster, insomma. Ah, non ce l'ho più fatta, ve l'ho detto settimana scorsa, io l'ho droppato, non ce la potevo più Vabbè, fare. quindi c'è posto, vedi, per altri anime, quindi vedi. Noi troviamo il posto, lo possiamo trovare. Dai, Sì. il tuo momento, vai. Devo dire che sullo scorso episodio non ho così tanto da dire in Era realtà. bello il proprio scorso. Pollice Allora, verde. pollice verde, no, perché loro due insieme sono disagiati sempre. Però praticamente lui inizia a lavorare nello stesso posto di lei, chiedendole comunque il permesso. Cioè, nel senso, nel suo essere comunque uno psicopatico, è conscio di se stesso, quindi non è che fa troppo lo psicopatico, lo fa con il permesso e lei glielo dà il permesso, è quello lì il problema. Cioè, il problema gira tutto attorno a lì, però si scopre cosa c'è dietro l'altarino finalmente. Come dice Miro, è uno psicopatico educato. È uno psicopatico Salutava educato. sempre, buongiorno. Esatto. Sì, allora in realtà Kenshiro non è così chiara questa cosa, nel senso che sembra che lui la conosca da quando erano alle elementari insieme, quindi sa Ma chi lei non lo conosce. fosse. Ma lei no, cioè perché lei vive nel suo mondo No. fatto di unicorni e capelli tagliati, quindi e di psicopatici. Diciamo, ok. Quindi si scopre che in realtà frequentavano le stesse elementari perché hanno visto l'annuario e quindi lui dietro alla tendina ha degli oggetti che appartengono a lei, tipo la portachiavi che lei gli ha regalato, l'annuario, una borsetta che non so da dove venga, e ci sta, nel senso che se tu prendi queste cose normalmente, è un discorso che ho fatto anche in chat dove parliamo di anime, cioè io per esempio lavoravo con mio marito nella stessa azienda e abbiamo iniziato a lavorare insieme dopo che stavamo già insieme in realtà, quindi è una cosa che si può fare, nel senso non è così strana. Di solito evitano di farlo perché la gente si accoppia in ufficio, altrimenti, però io per esempio non sono così, ok? E quindi è una cosa che si può fare e tanto comunque stai lavorando, quindi non è che passi tutto quel tempo effettivamente insieme, vai in ufficio insieme, torni a casa insieme, è questo che si finiva di fare. E non è così strano tenere degli oggetti di una persona cara da parte. Il problema è farci l'altarino, cioè fare tipo altare sacrificale o funebre nascosto da una tenda, giustamente, perché. Però, nel senso, cioè, il fatto è tutto il contesto come è messo. Viene fatto passare come se fosse una cosa normale, che lo è da un certo punto di vista, non è così strano, ma è come lo fa, è come tutte e due fanno le cose, cioè lui ti fa l'altarino e lei non lo sa, e lei comunque accetta tutte le sue boh, affermazioni creepy e possessive, come se fossero la cosa più romantica e giusta del mondo, nonostante le amiche storcano il naso. Boh, non lo so. È tutto molto esasperato, esagerato da quel punto di vista. Sì, ma è colpa del vecchio. Cioè, per me rimane colpa di quel vecchio di me. Ok, basta. Scopriremo, ma secondo me è colpa di quel vecchio che l'ha deviato, no? Perché tu devi avere una persona all'anima gemella. Ma infatti a me sembrava strano che lui fosse caduto ai suoi piedi così facilmente. Cioè, gli porge l'ombrello e oh, adesso sei l'anima gemella perché mi hai porto l'ombrello.
insomma, sembra un po' Lavaggio, tu strano. dici che ha subito lavaggio del cervello dal vecchio. Sì, cioè, dai, allora, sicuramente il vecchio non ha fatto bene, però poi da lì magari lui è diventato ossessionato con lei perché magari una volta l'ha trattato bene, ok? E da lì lui ha cercato in altre ragazze la stessa gentilezza di lei e in realtà poi dopo quando lei è arrivata che gli ha porso, come si dice? Gli ha dato l'ombrello. Allora lui finalmente mi sta cagando e quindi è diventato di nuovo ossessivo compulsivo su di lei. Questa è la mia teoria. Poi non lo so, l'unica che lo sta Infatti, che leggendo è dicevo la Valve. io al tal proposito, vi consiglio come consiglio ogni volta di guardarvi Happy Sugar Life, in cui tutti i personaggi sono dei serial killer, almeno l'unico personaggio che sembra puro dall'inizio, che è quell'unico personaggio puro e innocente, è il peggiore di tutti, alla fine si rivela il peggiore di tutti. Quindi, E niente. ovviamente scherzo, però era un anime di quelli in cui che serviva a farsi due risate, insomma, perché per quanto era assurdo. Ma che poi è peggiorato anche a livello di animazioni. All'inizio dicevi, vabbè, dai, è anche fatto bene. Quindi, anche se sono psicopatico, almeno è fatto bene. Invece, qua no. Vuoi Vivino sapere. chiede che le avventure in ufficio di Erika e il marito sembrano più interessanti della storia di questi due. Vi Comunque, giuro vi posso che dire passavamo delle giornate a non parlarci, cioè nel senso che. vi posso dire che comunque mio fratello ha conosciuto la sua compagna al lavoro e che comunque quando si sono poi messi insieme i capi l'hanno saputo sostanzialmente. Sono stati messi in due posti lontani di Roma, cioè uno da una parte della città e uno dall'altra. Sì, ok, però secondo me ci vuole anche un po' di buon senso. Facciamo una piccola parentesi riguardo questa cosa qui. Se tu vai in ufficio per lavorare, non vai in ufficio per limonare o scopare, cioè, Certo. ok? Quindi se io sono lì, fra l'altro in un open space, non Ah, in un non ufficio credo che privato, bisogna neanche specificarlo, insomma. cioè a me questa cosa qui che. Ah, se siete una coppia non vi assumiamo, o se vi mettete insieme vi mettiamo da una parte all'altra di Roma, mi sembra un pochino esagerato, nel senso che boh, cioè, anche adesso noi lavoriamo in casa tutte e due. Lorenzo ogni tanto deve andare a Bologna in ufficio, però c'è Infatti un. adesso con lo smart working che fa? Mi separano. Però vi dico, uno lavora perché sai come deve lavorare. Io parlo più con i miei colleghi che con lui, quindi. Beh, è Quindi. ovvio, passi 8 ore più la pausa pranzo, soprattutto quando vai in ufficio, vedi molto più le persone No, ma infatti, di cioè, fare io al davvero sono lavoro. in call tutto il giorno con i miei colleghi e con Lorenzo praticamente non ci parlo. Quindi parliamo a pranzo, cena e colazione, anzi, colazione neanche perché mi alzo dopo perché sono pigra e quindi. E quindi niente, salve, sono qui per bearmi di luppacchiotte, meduse e discernere di vini economici spacciandoli per pregiati. Ok, questa non l'ho capita. Che cosa fa riferimento? Fa riferimento, ma non me lo ricordo. No, dici Rick, mi viene con Osuba. Ah, Konosuba 3, sì. ah, ecco. Ecco perché non l'ho capita. Ah, sì. Infatti, stavo pensando a bartender, no. Hanno servito il tavernello. No, l'ho visto fino Comunque ad oggi a bartender e stiamo tranquilli, quindi è no, io ho finito la mia un parentesi, personaggio quindi nuovo. è finito il Ok, primo momento e la mia come parentesi. Prego, dice che Claudia, grazie Erika per questo momento cringe settimanale. prego. Ci ha anche Torniamo la raccontato i suoi settimana prossima. trascorsi matrimoniali, quindi più di così cosa vuoi? Ci sono i gossip dell'era Taisho Taisho. Esatto, di siccome. Slayer, ci sono i gossip di Erika anche. Oh, l'ho No, fatto no, non bene. è vero che nessuno paga. Oggi, se guardate l'episodio, se vede che gli lasciano i soldi, no, non è Meno tutto male, che non vai in bancarotta. pagano. Pagano.
Ok. Poi quell'altro, Grandpa e Grandma, questa è sempre roba tua. Sono Sei indietro, indietro. sono rimasta sempre al solito episodio, sono indietro di boh, 4 episodi, quindi però sto recuperando Mysterious, sto cazzo, le tette. Ok, tanto Astronauta lo saltiamo perché credo che nessuno dei due lo sia. Io dopo tre episodi ho mollato. Però va in classifica sta settimana, mentre mancava Ci sono nuovi nonni ringiovaniti e le nipoti rimorchiano. Vedi, ci stanno cose interessanti che ti puoi andare. Niente, dovrò recuperarlo. Cioè, Dovrei se devi le recuperarlo. ripotini rimorchiano. Io c'ho questo problema, ragazzi. Avete mai sentito i brutti di Fosco? Ecco, io sono una di quelle persone che inverte le lettere, le parole. Una volta ho detto lo spiro finato. Bene, E niente. ma non benissimo astronaut. Invece Claudio dice che è carino. Allora c'è un problema. Io ho un problema con Masonic Cocu, già ce la vivo. Nel senso che a me i vari protagonisti mi facevano più incavolare che non ridere. Nel senso che i vicini effettivamente davano sui nervi. Godai era un po' senza spina dorsale. Kyoko era una che insomma, cioè sempre che non si decideva mai, o se non capiva mai in cavolo. Quindi diciamo che a me non divertiva mai. Lo trovavo più frustrante Masonic Cocu, mentre la comicità di Lamù o di Ranma sicuramente era più prorompente, mi piaceva di più. Sì, Masonic Cocu, gli inquilini erano molesti, però doveva, cioè quello che doveva far ridere, a me veramente molestavano anche me, nel senso li subivo pure, la sentivo pure io, cioè mi sentivo un po' empatizzavo effettivamente con Godai per quanto fossero molesti gli inquilini di Masonic Cocu. E quindi, cioè, è un tipo di ambientazione che non è tanto nelle mie corde. E quindi non ho deciso che queste sì, facciamo contro le molestie. Soprattutto degli inquilini, dei vicini. Non sono anime che fanno per me questi, hanno un format. No, 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 io capisco il motivo per cui è amatissimo Masonic Cocu, non scherziamo, cioè nel senso è una delle opere più amate della Takashi, quindi capisco che Astronaut, ricalcando molto quella falsariga e soprattutto facendo una cosa che è molto molto anni 80 possa avere il suo seguito, quindi ci sta tutto, non è nelle mie corde, però dopo aver visto tre episodi ho deciso in Astronauta alla fine la trama è più che altro una scusa per attivare le gag, è un tipo di gag che non piace tantissimo, ecco, ci sono altre serie che mi fanno ridere, tipo Konosuba, ad esempio, che è una serie che a me fa ridere. E questo tipo di gag non sono, insomma, gag proprio quelle stupide che alla Mashle che non mi piacciono, però non gradisco neanche queste, ecco. Se parliamo di comicità, Konosuba non se lo vede proprio. Vabbè, questo sì. Che ne so. Guarda, vi dico, se parliamo di opere comiche, la mia preferita in assoluto è Fumoku. Secondo me è proprio un'opera che ha i tempi comici perfetti. Fumetal Fullmetal Panic Fumoffu. Non l'hai visto. no. Fumoku è famoso, dai. Cioè, Full Metal Panic, dici? Fullmetal Panic, sì, c'ha le varie serie. Ok. E poi c'era Fumoffu fatto da Kyoani, che era uno spin-off con gli stessi personaggi che però faceva ridere. No, non. In realtà non ho mai visto Fullmetal Panic, quindi Ah, cioè, lo vabbè, se non hai conosco, visto però non l'ho mai Fullmetal visto. Panic. Ok, no, vabbè, Fullmetal Panic, no, non ti dico di recuperarlo perché sono veramente una marea di episodi. C'è tutta la serie, sono varie serie ed è
Ha delle battute divertenti che vengono a smorzare, però tendenzialmente è una serie che ha una sua trama e insomma anche abbastanza. Già ha i momenti gag, però normale come gli anime normali. Poi c'è la serie che è soltanto gag, che sono 13 episodi, tra cui secondo me, ad esempio, l'episodio del rugby, che è uno dei più belli in assoluto. Sì, ma anche School Rumble fa ridere, questa hai ragione, Rick. Però ecco, io secondo me negli anime, parlando di anime, per me al primo posto c'è Fumoffu, perché ecco, gli stessi poi tempi comici di Fumoffu, io cioè, Kyoani li ha riproposti perché Takamoto, un regista che ormai è scomparso per l'incendio, secondo me era un maestro proprio dei tempi comici, a parte che in yoga sapeva anche fare regia come pochi altri, per carità. Poi molto quelle parti comicità le aveva riproposte in Hamaki Brilliant Park, le aveva riproposte in Miss Kobayashi Dragon Maid, quindi veramente, veramente, cioè, lui secondo me era il migliore in assoluto per quanto riguarda la comicità, cioè era veramente un regista che aveva i tempi comici perfetti, cioè i tempi comici veramente perfetti. Per me, cioè, ripeto, Fumoffu finora una degli anime più divertenti, però ce ne sono stati anche altri, insomma, mi hanno fatto ridere. Boh, a proposito di anime divertenti, ho visto il trailer che è uscito un po' di tempo fa di My Dear Friend, è veramente demenziale, che è quello della tipa che è un cervo. E è troppo demenziale, però c'è delle battute che mi hanno fatto molto ridere, quindi sono indecisa se poi guardarlo quando esce o meno. C'è il link, lo mandiamo se c'è il link di questo. Allora, guarda, ce l'abbiamo sulla nostra e-news, adesso lo mettiamo su. Lo Dammi un metti tu? attimo. Sì, ce l'ho qua. Condividi schermo. Questo. Eccolo Sì, ho visto anche io, quindi metti che. qua. No, non hai sottotitoli questo, vediamo se ce li metti in giapponese. In giapponese, vabbè, ma aspettiamo un momento, suspense mentre. Dai, manda, tanto. Ah, non lo stavo mettendo, io stavo No, non lo stavo a aspettando. te. Vabbè, potevi metterlo te. Rimettiamo dall'inizio. È stato un momento in cui aspettavamo il nulla. Sì, è demenziale, ma poi questo qui non è neanche quello che ho visto che deve essere uscito un altro. Ha conquistato qualcuno, vedi? Ma perché io sono molto indecisa. E c'era in quello che ho visto io l'altro giorno, c'era alla fine che dice, c'è la tipa che si toglie un corno, lo apre e dentro c'è la banana e la tipa dice, Bacane! E sotto tipo
narratore che dice banana this, facendo la battuta per baccane, cioè io sono morta. Vabbè. Comunque sì, esatto, è quello che ho pensato. Stavamo parlando di roba demenziale, questa è demenziale, ragazzi. Se non è demenziale Sì, questo, no, non devo so. dire che effettivamente su internet ha fatto abbastanza parlare di sé ultimamente. Non so, abbiamo fatto la news, sta per uscire. Allora, questa news qui che ho fatto vedere è di marzo. Ah, vabbè, forse me l'è sfuggita, ok. Però devo dire che sì, che ultimamente forse è uscito un altro trailer e... Eh sì, deve essere uscito un nuovo trailer che io l'ho visto con i sottotitoli in inglese, però l'ho visto su TikTok perché me l'hanno girato, quindi cioè, è stato un... Infatti ho detto, ok, che cazzo è? Sono andato a vedere. Va bene, vi metto la scheda sulla chat. È questa la prossima stagione, comunque uscirà Sì, estate, 7 luglio. quindi vedi che già Cosmattina ti ha ragione, Fullmetal Panic è una bella serie, ma Fumoffo è stato proprio un capolavoro, mai riso così tanto. Se ti piacciono, però dovresti, purtroppo per vederti Fumoffu devi avere il contesto della serie, perché sennò è più Immagino che complicato, faccia ridere insomma. se sai le cose. Sì, esatto. Ah, ok, gli hai già dato 9, Io ci ho punto. detto un po' per A farlo. Ha già vinto posto. il trailer, attenzione perché. Sappiamo che i Attenzione trailer perché mentono. sappiamo che dai trailer certe volte sembrano cose o ti fanno credere cose che non sono oppure... Però vabbè, questo effettivamente sembra scemo e potrebbe essere scemo, quindi... Sì, beh, non mi aspetto che sia un anime serio, cioè... Ecco, esatto. Va bene. Oh, viste le tette su che sei Dai, le seduto. tette, sto recuperando. Sono arrivata a... Mi mancano 2 episodi, credo. Ma adesso lo andiamo a vedere se mi mancano 2 episodi. Vado a leggere i commenti e vediamo a che punto sono arrivata. La stazione, le forbici, il taglio, il mistero, la maid e la padroncina. Sì, sono arrivata... Mi mancano 2 episodi. Stanno per risolvere il mistero della tipa... della bambina rossa, insomma. Le tette non stanno sparendo più. Questo non ha, cioè, nel senso, sono perennemente presenti fino a dove sono arrivata io, quindi non lo so. Fra l'altro, il protagonista, anche lui, è disperato perché adesso c'è una benda sugli occhi, le due ragazze sono andate alle terme, lui non è potuto andare da solo e dice una frase tipo: potrei guarire se facessi un bagno alle terme con una ragazza prosperosa. Vabbè, quindi gira tutto intorno alle tette della tipa. Però, ah sì, all'inizio sì, è vero, adesso non torna più così tanto giovane, effettivamente. A me sta piacendo, è un po' strano, nel senso che comunque i misteri sono fini a se stessi, cioè nel senso non è che tu puoi capire qualcosa, è tutto molto random, molto buttato lì. Tant'è che mettono insieme diverse... leggende metropolitane, eccetera, per fare delle specie di mostri per fare i misteri. Quindi, Il Miro si riferiva al fatto che all'inizio tornava giovane. sì. Questa l'ho vista pure io, il primo episodio. Comunque, è una bella serie. A me piace più per le storie singole che racconta che per il contesto, che onestamente si potrebbe spiegare un po' meglio. E sì, è vero. Per quanto riguarda Misterio di Sapiri, sì, continuo a seguirlo con piacere per la sua ispirazione letteraria e questo per il mio gusto personale è un plus, riferimento alla puntata di oggi, che non ho visto. Un'altra cosa che mi piace è che i personaggi secondari non spariscono. È vero, c'è una coerenza con i personaggi, nel senso che dopo, alla fine del mistero non scompaiono completamente, vengono riproposti questi personaggi, cosa che di solito negli anime fatti, cioè nelle storie fatte comunque in questo modo, io ti presento una cosa, risolvo il mistero, poi quella cosa lì, cioè, si Beh, va al Bakemonogatari, prossimo. nel senso risolvono i misteri e poi i personaggi rimangono di solito. Sì, esatto. Ho visto una parte di Bakemonogatari, però sì, uguale. Cioè, forse meno in realtà di Bakemonogatari, cioè, non forse, meno di Bakemonogatari, perché lì si uniscono a lui
fisicamente nel suo viaggio, che non mi ricordo che cosa sta facendo. Invece qua compaiono, quindi vabbè, però è carino. Cioè, secondo me potrebbe anche meritare di stare un po' più su rispetto ad altri, però direi che lo stanno guardando in pochi e io comunque questa stagione non sto riuscendo a spollicciare, non sto riuscendo a fare niente, sono pessima, quindi vabbè. Buon C'è lo punto. slime. Allora, lo slime. Allora, hanno fatto la riunione in cui hanno deciso cose. Dopodiché, quando si sono andati a menare, tutto quello che avevano deciso prima È andato è tutto. saltato tutto. Quindi hanno dovuto sostanzialmente un po' fare come veniva, insomma. Cioè, potevano evitare di fare la riunione, Esatto, insomma. sei puntate di riunione. Adesso, secondo me, più o meno penso che sia più o meno finita, o stia abbastanza finendo la fase del semeneno, e secondo me torneranno adesso a fare la riunione post battaglia, Ah, fanno in la processo alla battaglia, non lo retrospective. so. Sì, probabile. Che Secondo, no, voto vabbè, date a questa è una battaglia? battuta, però. Sì, è una battuta, però potrebbe essere plausibile, insomma, quindi Scusate, io faccio saranno due battute. puntate in cui semenano e 10 di riunione, però vabbè, va bene così. Alla fine piace lo slime, quindi è poco da commentare, cioè sono stupidi, punto. Bastava riuscire a parlarsi, invece sì, hanno cominciato a menarsi senza neanche stare a discutere, quindi non lo so. Probabilmente, forse Seinata si univa allo slime, insomma, già era abbastanza potente di suo, insomma, quindi sarebbero già, vabbè, che non gli mancano neanche alleati potenti. Vediamo, sono curioso, non leggo nel manga, nella novella l'ho portata fino a questo punto. Sono curioso di vedere come continua, insomma. Ok, Bene. mentre Chilling io non lo seguo, visto l'ho Nemmeno io. droppato all'inizio, però vedo che è un isekai che è costantemente nella classifica, cioè tutte le settimane sta sempre in classifica, quindi evidentemente piace o piacciono i personaggi, c'è Lecci, non lo so. Anche qui c'è una specie di lupa. Ma Destruction, l'avete visto? Non l'ho visto. Tu l'hai Ma visto? no, cioè ho visto che c'era una news a riguardo, ma è uscito l'anime? Proprio? Neanche io sapevo che fosse uscito, devo essere sincero. Dove lo fanno? Crunchyroll? È uscito l'episodio 0. È uscito l'episodio 0, che in effetti è 14 pollici. 14 pollici sono un po' pochini. Quando usciranno gli altri? Continua a maggio, cioè, vabbè Ma io li vedo come segnati come film. che... No, no, c'è la serie. Primavera Sì, 2024, primavera vediamo. 2024, li vedo annunciati come film, però, cioè, Iniziato come adesso, scusa. ok. Cioè, devo essere sincero, Ah, vedi, la versione televisiva dei film con scene aggiuntive. Ok. Però io Ah, vedo qui ok. che ci sono 18 episodi, 18 episodi, due film, mazza, quanti erano lunghi? Ah, Va ma è bene. quella web messa, scusa, non trovavo la cosa. Ok. 18 Sì, episodi nei 24 intanto. minuti. Comunque, no. Vabbè, diciamo che magari spolliciate, no, vediamo se lo riesco
recuperare. Effettivamente, sai, quando le cose iniziano così fuori stagione, diciamo, inizio con la stagione Sì. che stia già concludendo, è complicato perché poi devi anche inserirla dentro un contesto in cui qui c'è 26, 18, probabilmente questo è un anticipo di serie estiva, diciamo. Però no, va bene, gli do un'occhiata sicuramente, trovo il tempo per dargli un'occhiata, soprattutto se la fa Crunchyroll. Però in questo momento effettivo che vedo Sì, io non posso aggiungere dell'altra roba. No, pochi pollici, sì, ma no, ragazzi, ci rimango sotto poi. Non vabbè, riesco. bisogna vedere, c'è sempre posto per la roba bella, al limite levo la roba brutta. Quello io sono di questa opinione. Il Però treno, ci il sono delle treno. cose brutte che a me piacciono. Eh sì, no, vabbè, è chiaro che se le cose. No, vabbè, bisogna. Io in questo momento ti dico la verità. Sì, no, fuori a Neved sicuramente è fuori, ma perché. Però il problema, sai qual è il problema? Che a Neved è l'unico anime che c'è il martedì. Quindi alla fine succede, tra quelli che seguo, succede che sto in pari col resto, martedì che faccio? Abbiamo capito. No, ovviamente in questo momento che ho anche il lavoro nuovo, non gioco, perché di solito giocavo anche con la PlayStation. Però vabbè, almeno ho finito Baldur's Gate 3, ho finito Final Fantasy Rebirth, almeno adesso guardo solo gli anime quando col tempo libero che ho. Però vabbè, si deve rinunciare a qualcosa, se no non si riesce a seguire tutto. No, No, questa stagione secondo me è proprio bella bella, cioè almeno per i miei gusti. Per i miei gusti, questa è una delle stagioni migliori di sempre. Quest'anno, cioè, veramente ci sono tante serie carine io non la sto vivendo così, e però devo dire che Le Meduse mi sta piacendo molto, ma adesso poi ci arriviamo, che tanto è in cima alla belle. classifica Ok, il d'anno. treno, devo dire che mi è piaciucchiata l'ultimo episodio in cui viene fatto vedere Ikebukuro, viene fatto vedere Yoka. E quindi si comincia a capire un po' com'è la situazione. Probabilmente non è una serie da quel chissà che significato profondo, però dai, secondo me hanno provato, cioè, anche poi Sì. rispetto, sicuramente il lato tecnico è anche buono, quindi un plauso. O almeno stanno facendo vedere che un'idea di fondo ce l'avevano dall'inizio, insomma. Sì, stanno arrivando a cercare di fare una conclusione e questo perlomeno ha senso e ci sta. Il treno quando finirà non mi lascerà niente. Potrebbe essere. Ma dell'episodio precedente, questo del treno, avete parlato? Ci avete capito qualcosa almeno? Non lo Sì. so, cosa. Sì, noi ne abbiamo parlato settimana scorsa. Che Sì. cosa vuoi riferirti, insomma? Secondo me parla del fatto che era tipo Alice nel Paese delle Meraviglie sotto Shoji. Sì, no, nel senso che. È stato bello strano, nel senso che hanno ammazzato Timbrato. le maghette, no? Quindi si dice il treno non lascerà niente, dici lascia il biglietto timbrato. Ah, lascio il biglietto timbrato, È una ok. battuta. Ok, non l'avevo capito, pensavo che stesse dicendo qualcosa che non aveva capito. Ok, no, allora, l'unica cosa che per me era chiara dall'episodio precedente era che Yoka cambiasse le cose di sua in base alla sua volontà, e lo scopriamo effettivamente in questo episodio che è effettivamente così. Quindi ci sta. Nel senso che è un incipit che ti dice: guarda, che più ti avvicini a Ikebukuro, più c'è qualcosa di strano, dove lei è la strega che comanda il mondo e si capisce perché è la strega che comanda il mondo. E secondo me, cioè, effettivamente, questo episodio almeno ha dato una visione di quello che ci dobbiamo aspettare, di come vogliono andare a chiudere e che la stanno manipolando. E mi sta simpatico il pelato.
il finto Pochi, che secondo me sarà molto d'aiuto a Yoka e alle ragazze. Io ho trovato assurdo anche per questi standard. Negli altri episodi almeno si esprimeva il contesto dell'assurdità che vedevamo, invece nell'ottavo episodio succede tutto a caso. All'improvviso non ci ho capito una sega. Sì, effettivamente è stato così. Però adesso hanno corretto il tiro e stanno cercando di dare una Sì, no, conclusione. nell'episodio precedente effettivamente, cioè, sembrava dovevano salvare quella specie di maghette lì, quei E personaggi, poi che non so diventano se loro. poi diventano loro perché le ammazzano, sostanzialmente è stato strano, strano, ma non so se è effettivo o non l'ho colto, se c'è una citazione a qualcosa di riconoscibile per i giapponesi o è tutto totalmente inventato, quindi non so, questo non lo saprei dire. Per me era una Potrebbe citazione ad esserci. Ok, Alice nel Paese delle Meraviglie, quello quello sì, sicuramente. va bene, però la tipa col cappio al collo, il tipo, Ah, no, cioè, nel quello. senso, non lo so, io ho un po' di riferimenti che secondo me ci mancano un po'. Secondo me è qualcosa che magari al giapponese potrebbe essere più immediato, non lo vorrei andare a cercare nei forum, ma non è che mi ha interessato così. A tale livello da dovermi interessare Magari delle diciamo, cose alla lore successe di di quell'episodio, cronaca, insomma. cose Esatto, di cronaca che quindi non lo hanno so. fatto Però diciamo che scalpore. invece l'ultimo episodio in cui abbiamo visto, siamo tornati a Ikebukuro e vediamo la situazione con Yoka, quello che fa potrebbe essere, cioè, sembrata più interessante. Sì, no, il problema, Miro, è che io l'ho preso come episodio a sé stante, cioè è andato lì, poi ci ha dato alla fine l'informazione che lei era la strega, cioè l'ho preso episodio, buttato lì e poi come tutti gli altri, nel contesto della storia, per le poche informazioni che ti dà, per il resto inizia lì, finisce lì e passaggio a quello dopo, insomma. Al di là dello specchio, effettivamente, Al di là, oltre forse lo specchio, c'è forse la potrebbe essere. battaglia di scacchi, forse. Sì, c'è la battaglia di scacchi nel secondo romanzo. Però, insomma, secondo me tante altre cose, al di là di quella, boh, molto liberamente ispirato, mi sembra. Sì. Però, Ma non, vabbè. nel senso, adesso capiremo, cioè loro andranno lì, cercheranno di salvare la ragazza, sicuramente Pochi Pelato l'aiuterà e qualcun altro diventerà una zuppa di miso che il tipo psicopatico si mangerà come cannibale, cioè nel senso, Sì, questa è il mio resoconto di come finirà. Però è carino, niente di che, poteva essere meglio sì. sì. Sì, Poteva poteva, fare peggio sembrava anche. poter dargli di più inizialmente, però poi alla fine si è rivelato un po' fine a se stesso, però è carino, secondo me è Sì, piacevole anche da no, vedere. è carino, carino, assurdo, ma carino. Scendiamo dal treno e entriamo nel club, che era sempre stato fuori classifica, però l'ho recuperato perché tanti me ne avevano parlato bene di Girls Band Cry. Quindi vediamo il trailer, dai. Ho recuperato, ho visto che c'era un trailer, anche se sempre per almeno. ご乗車ありがとうございました。中央線山手線。17歳3月、私は東京に来た。 負けたくないから、間違ってないから。バンドってさ、言いたいことがたまりにたまってるやつが集まってやるものだと思うんだよね。練習行くぞ。はい。楽しんだよ。自分だけじゃできないものを自分以外の人と生み出すっていうのは。どの口が痛い痛い痛い痛い。は、こういうの。 一度やりたかったんですよね。はい、笑顔。アイドルみたい。まあ、目の前で夢があってこっちへ来たんじゃないんです。言ったら、ニナの歌声が好きだって。バンド、プロ、なり方。赤じゃなければ、こんなところでそんなことしてません。
何になりたいの？ミナちゃんはどんな音楽が好きなの？ここで歌えたら、ここで歌えたら間違ってなかったって思えるよね。きっと怒りも喜びも悲しさも全部ぶち込めるのがバンドのいいところ。最後にもう一度だけ聞いておきたいだけだから、ミナの好きな歌で。Allora, vai, due cose. Allora, obiettivo attuale della terrificante in computer grafica è un doppiaggio non perfetto per tutte, insieme a tutti esordienti, non gli si può dire niente, forse ormai sarebbe la serie stagione per me. Allora, computer grafica, l'avete vista, ho fatto vedere il trailer apposta. Io mi ha straniato i primi due minuti, dopo mi sono abituato, secondo me non fa più tanto effetto. E secondo me è una computer grafica anche fatta abbastanza bene, soprattutto quando si muovono nei concerti e tutto il resto. E tra l'altro ci sono scene, soprattutto l'ultimo episodio, ho visto che c'è tutta la scena iniziale col flashback che è disegnata con animazione tradizionale, quindi che è strano. Quindi secondo me è stata proprio una scelta precisa quella di farlo in computer grafica. Volevano farlo proprio così. Per carità, scelta, se era fatto tradizionalmente, secondo me poteva essere forse... Ma secondo me è come Boccian, cioè come il Duca, anche quello lì è tutto in CGI, ma nel momento in cui ci fai l'abitudine non ti pesa neanche più. Sì, infatti no, ma questa è fatta meglio del Duca, se vai a pensare proprio ad andare a vedere No, ma anche i infatti movimenti, le animazioni. A me sembra fatto bene. Sulle serie esordienti, sì, infatti io ho qualche remora su alcuni personaggi, però Nina, che è la protagonista, è pazzesca. È veramente, veramente, veramente pazzesca. La doppiatrice è veramente brava, sia quando canta nelle canzoni, sia quando urla, sia quando piange. Ma c'ha, il personaggio di Nina è fantastico perché esprime una rabbia dentro di sé, cioè che te la fa proprio provare anche allo spettatore. Kenshiro dice: Gasband Cry, se portava, lo portava qualcuno, stava sempre in alto. Lasciate perdere la CGI, che dopo qualche episodio non ci fa più caso. Il livello di storia per me sta sopra le meduse. Ci sta anche a pensarla così, perché effettivamente io, vabbè, devo dire che qui c'è il mio contributo, perché l'ho recuperato tutta la settimana scorsa, quindi sono tutti i pollici, cioè ho almeno 8 pollici miei in questi 45, sono tutti verdi. Quindi ho contribuito a farla stare in classifica. Però siccome io posso vedere già la situazione la settimana prossima, devo dire la settimana prossima lo troveremo sicuro tanto tanto in alto, perché questa settimana nella news dei pollici si è parlato quasi solo di quello. E gli è stata fatta praticamente una pubblicità e niente. Le Meduse sono belle, è una bellissima, bellissima serie. Io non so dire se è meglio questo o meglio quello, ve lo posso dire magari a fine serie quando tiriamo le somme, che sono comunque molto simili come storie, cioè come tipo di storia che vogliono raccontare. Questo musicalmente è a un livello superiore, questo lo si può dire tranquillamente. Le Meduse però sono sicuramente a un livello superiore tecnicamente, come disegni, come illustrazioni anche, quindi quello non lo mettiamo in dubbio. Le Meduse è un po' calato in questi tempi, sì, perché è un momento un po' di stanca, mentre Gasband Cry c'è avuto un momento di climax. Però vediamo, perché Meduse adesso sta introducendo un nuovo pezzo di storia, quindi secondo me potrebbe essere. Vediamo. Io ripeto, i conti li faccio alla fine, però tutti vi dico: guardatelo, perché effettivamente per me è stata un'altra folgorazione questa stagione. E le Meduse mi sono piaciute tantissimo, però non ho mai pianto nessuno degli 8 episodi che ho visto. Gaspard Cry, almeno nel 2 e nel. Nell'8, l'ultimo visto c'è l'8, stavo piangendo anch'io, quindi Niente, quindi mi stai dicendo che se hai pianto te, io probabilmente dovrò prendere il mio pacchetto di fazzoletti a fianco. però se ti stanno piacendo, è molto simile alle Meduse, secondo me, come questo è un peccato non guardarla, secondo me.
Ma allora, io di solito quando metto della roba in lista è perché sono delle cose che possono piacermi e sia le meduse che queste qui erano in lista. Il problema è che non essendo state portate, vabbè, le meduse all'inizio, adesso poi sono su Anime Generation, e Girls Band Cry non essendo stata portata, bisogna poi trovarla in altro Guarda, non so modo. perché, guarda, devo essere sincero, ormai ci avevo messo quasi una pietra sopra, non so perché mi è venuto in mente di andarmelo a vedere. Perché tanti, anche la settimana scorsa ne parlavano, tanti dicevano, no, questo è meglio delle mie, guardate, la serie migliore della stagione. Alla fine mi sono convinto a dargli un'occhiata e l'ho recuperato. Lo vorrei tanto recuperare, ma non so trovare il tempo. Ragazzi, trovateglielo il tempo perché levate serie che vi piacciono meno. Perché questa merita veramente di essere. Ve lo consiglio. Fidatevi, tornate settimana prossima e me lo fate sapere se vi ho dato il consiglio giusto. Perché a me mi è stato dato da molte persone che mi hanno detto guardalo, guardalo, cioè hanno insistito, guardalo, guardalo, ma. Guardatelo e poi tornate qui e mi fate sapere se vi è piaciuto. Io questa è un'altra serie che vi consiglio tantissimo. Adesso sto veramente combattuto perché ero sicuro che le Meduse fossero la mia serie dell'anno o della stagione. Adesso questa, tra l'altro, anche che con un argomento abbastanza simile, però con personaggi così diversi. Cioè, la protagonista è veramente. È molto più rock, diciamo, questa storia, perché la protagonista è veramente una vessata dalla vita, dalla famiglia, e che c'ha tanta, tanta rabbia da esprimere. Secondo me la doppiatrice fa un lavoro superbo, mentre secondo me le altre doppiatrici, che sono tutte esordienti, faticano un po', ma la protagonista spicca in un modo pazzesco. Spicca in un modo. Sì, è una che aveva assolutamente bisogno di fare un dito medio nella vita. Poi alla fine si fa, la, fa trova la, come si dice, il compromesso, cioè invece di fare il dito medio lo fa col mignolo, però il significato alla fine è sempre quello. Io cerco di recuperarlo, dai. Ma io consiglio anche a chi ci sta seguendo. Beh, comunque vedo che lo guardate tutti, comunque perché Sì, ne no, state parlando esatto. tutti. Cioè, quindi, però settimana prossima lo vedo già bello sparato in classifica, perché se ne è parlato sta settimana sulla news dei pollici, quindi secondo me leggendo Anime Click, leggendo i commenti, molta gente se l'è andato a spulciare o se l'è recuperato e quindi secondo me la settimana prossima lo vediamo nelle prime posizioni in classifica. E serie molto molto bella, un peccato che non sia stata presa. Questa la rischiavo veramente di perdere. Quindi grazie a chi me l'ha consigliata. Molti, molti siete voi che ci seguite, insomma. Quindi grazie di avermela consigliata. Merita, merita e va fatta conoscere, insomma. Quindi sì, non credo che avrà altri cali, ma è una serie che, insomma, ha dei bei momenti emozionanti. Ha dei bei momenti emozionanti. La grafica spesso fa molto. In questo caso la grafica me lo sta facendo perdere, sì. Però ci si possa. Come seguo comunque anche il Duca, questo ha fatto meglio, diciamo prima. Fatto meglio dal Duca, questo, insomma, è una serie che. Guarda, io posso dire, anche se secondo me il climax arriva un po' dopo, già se vedi i primi due e capisci più o meno il mood, ma secondo me sì, questa è una serie veramente che la guardi e già e piace, secondo me. Una serie che comunque è difficile che possa proprio non piacere del tutto. Quindi niente, aggiungiamo un'altra serie ai milioni di serie che già seguiamo. Però questa c'è il mio timbro di approvazione. Vai tranquillo, Rick, guardala. Soprattutto se ti piacciono le meduse, guarda pure questa. Ecco, questo si può dire, insomma. Ok, veniamo alle cavallette, visto che stavo
Però... Ah, io questo non lo guardo. Vabbè, niente, allora, niente di trascendentale ancora. Episodi le gallette meglio così, no, non nel senso che alla fine c'è anche a me, poi io non ce la farei a mangiare. Praticamente la tipa che adora Lidia dice, ma vuole sapere che cosa mangiava quando era senza tetto, lei dice mangiava cavallette, quindi la fa cucinare, gli fa prepara la tempura di cavallette. Vabbè. Cioè, in realtà fritto è buono tutto, Sì, io però le cavallette non ce le dico, stanno di gamberi, però. eh. Ok, queste non l'ho mai Sì, è mangiata, vero, però quindi. stavolta era più interessante la parte della principessina che la parte di Livia. No, alla fine mi ha fatto... Poveretta, poveretta Yuna, insomma, che... L'episodio è piacevole, però alla fine lei, poverina, che cambia scuola... Per stare insieme a Sara, invece Sara praticamente se ne va alle elementari mentre lei rimane lì da sola come Ma una come? cretina, poverina. Sì, perché a un certo punto, ma io non ho 13 anni, ne ho 12, tanto gli stanno a fare il certificato falso, è tutto falso perché lei viene da un altro mondo, gli hanno inventato tutto. Poteva pure mandarla alle scuole medie e dire che aveva 13 anni, che gli cambiava, invece no. All'amica gli ha fatto cambiare scuola e lei invece è andata un anno, invece ha detto no, ma io ho 12 anni, allora mi iscriviamo alle elementari, quindi lei se ne va alle elementari e l'amica rimane da su. Esatto, sì, sono d'accordo. Tanto è pazzo, ci potevano mettere quello che volevano. Assurdo. È andata così. Per fare la scenetta finale con l'amica sola come una scema, vabbè. Andiamo avanti, vai. L'arcidemone. L'arcidemone, No, allora. Livia non gliene frega niente a nessuno, quindi lei fa la gag facendola la senza tetto, quindi. Allora, cosa è successo? Hanno parlato con il cavaliere cattivo, che in realtà probabilmente non è cattivo. La tipa è quasi Non lo morta. so, non lo so se non è cattivo. Allora, io ho la mia teoria. Perché? Allora, ok, vai con la tua teoria. Perché La mia teoria. dalla teoria che dicono lì è che lui cerchi la scusa per far fuori la cavaliera, insomma. No, secondo me non è stato lui a far fuori la cavaliera. In realtà lui era chiaramente quello mascherato. Ok, perché siamo tutti d'accordo che lui era quello mascherato, cioè non ci sono cazzi. E secondo me non mentiva riguardo a questo punto qua, ma secondo me lui non è cattivo. E non è neanche lui quello che ha ucciso il drago, Il genitore drago, del... No. tu dici che è un altro, perché lei dal flashback sembra proprio lui. L'ha visto davanti al corpo morto, non che lo uccideva. Ah, beh, è vero. Eh? Questo è vero. Ok, quindi secondo me lui non è Con la spada cattivo. insanguinata, Vabbè, ok, noi però non sappiamo poteva. che cosa, però sono sicura Però che tireranno fuori. non l'abbiamo visto trafiggere, Sono effettivamente. sicura che, no, che tireranno fuori una supercazzola per cui ti fanno finta che lui sia super cattivo. In realtà lui ha ridato la spada alla tipa per salvarla ed è in realtà il parroco che cercava di aiutarla, che è quello cattivo. Potrebbe Questa essere, è la sì, sono mia. d'accordo. Io sai che sono d'accordo, anche perché lei è stata avvelenata, lui no, con la Sì. spada non credo che sia tipo da avvelenare, No, insomma, quindi esatto, lei è stata è qualcuno più avvelenata e lui subdolo. in quel momento stava parlando con l'arciduca. Quindi. Con l'arcidemone, l'arciduca. Sì, l'arciduca, vabbè, scusate, l'arcidemone, vabbè, l'arci, parlava col circolo. E quindi questa qui è la mia teoria. Infatti, probabilmente la bambina adesso andrà da lui, cercherà di ucciderlo, ma lui alla fine si scoprirà che non è cattivo e che sono cattivi gli altri. Questa è la mia teoria.
Vedremo se ho ragione. No, no, penso che hai ragione, dai, è un classico questo, Sì, quindi mi ripeto sembra che abbastanza banale, però. sì, ripeto che a me piace più Chastel di Nefilia come personaggio, cioè più interessante. Però vabbè, okay, è Diciamo che carino da seguire. nessuno ha questo grandissimo spessore, forse quello più No. interessante in realtà è la bambina Drago, che fa anche il diario, che abbatte un po' la quarta parete Oddio. con questo diario, dai, non lo so, è carino, mi piace. Però vabbè, niente. L'anime rimane sempre mediocre, nel senso non è eccezionale, non è Sì, meraviglioso, sono si guarda ma... d'accordo, però è guardabile, dai, è uno di Diciamo quelle che lo serie che... guardo, è uno di quelli che guardo comunque subito, anche perché quando esce quello lì c'è quello e forse Condition Cold Love, quindi guardo prima l'Arciduca, poi No, lo psicopatico. mi sembra che esce il No, vabbè, esce il giovedì che c'è Dungeon Food, c'è nell'insalata. Ma sì, Però Dungeon no. Food me lo guardo sempre il venerdì di solito perché mi esce la sera e ho troppe robe da fare, quindi... Sì, sì. No, Vabbè, c'ho tre comunque. anime il giovedì, quindi sì, lo metto sempre in mezzo. Sì, vabbè, no, è carino da guardare. Sì, lo guardo con piacere anch'io, quindi direi che non è, per me non è tra i droppabili, insomma, c'ho altro da droppare, questo No, non è esatto, infatti quello questo qua che lo guardo sto. volentieri. Poi adesso sono curiosa di sapere se la mia teoria è giusta, anche se sarà giusta, però. No, vabbè, più o meno sembra di sì, vediamo, dai. Ci ho preso con la speziale, vediamo se ci prendo con questo. Winebreaker, no, non siamo noi, qui ci servirebbe Alessandra che ci ha abbandonato un po' Alessandra ultimamente, o ma tornerà. Rossella? Va Rox lo bene. segue. I comuni, i Non mi puri comuni, spiace. no, vabbè, ragazzi, non ce I la faccio a pugni. leggere stasera. I comuni pugnano più di tante Se menano parole, ancora, ho capito, però qui diciamo che non è roba che guardiamo noi questa, siamo in due. Io copro quasi già tutta la classifica, oppure direi diversi fuori classifica. Dungeon Food, sei in pari? Sono in pari e sono in pari. Dungeon Food lo guardo sempre entro fine settimana. Dai, Quindi. commentalo tu che io poi ho l'eufonio da commentare, che c'è tanto da Allora, dire. aspetta, aspetta, che sto cercando di ricordare però cosa è successo. Che mi ricordo benissimo la pecora pianta, ma. Ah, i fantasmi sono entrati nel quadro. Senshi, sexy, sexy, senshi. Guardi, possiamo guardare sexy, senshi? Scusate, lo vado a prendere. Cioè, intanto parlo. Netflix. Allora, no, devo fare l'accesso. Ok, episodio molto carino dove i fantasmi che Laios vede perché in realtà non è frutto della sua immaginazione. No, perché è il primo. E insomma, lo buttano dentro ai famosi quadri in cui sono entrati, cioè lui è entrato per mangiare a un certo punto dove ha incontrato anche il mago pazzo, no? E, ora, per non stare a spoilerare troppo, che io non so quanto voi siete in pari, ora un attimo devo andare a prendere Sexy Senshi. Non stai No, non mettendo sto dentro. perché... No, sì, vai, metti dentro. Eccolo. Ok, è schermo intero. Ok, vado. Sai, hotondo ajiva nakatta. Karera wa shokuji ga shichiyou nai no da to itteita. Sore de umaku No, è chiori già ga finito, okonae scusate, nakatta no era da più ro. indietro. Eccolo qua, Te ni mo iniziava dekinai qua. da ro. Cioè, io mi sono Kyosuke. ritrovata Senshi Ma così. いつの間にそんな姿になったんだ?È bellissimo, ダンジragazzi. ョンクリーナーに食われた時が怪しいな。せっかくの料理が緊張のせいか、何を食べても味がよくわからなかったな。こいつ、ぬけぬけと、何が皆様たってのご希望だ。実際、ほとんど味はなかった。
彼らは食事が必要ないのだと言っていた。Ok, basta. Scusate, era bellissimo, sexy Senshi. No, no, ma infatti lo mettono del fan service su Senshi in ogni punto e io adoro questa, questa cosa. E vabbè, a parte sexy Senshi, la cosa diventa un po' più pesante la trama, perché adesso c'è, cioè, come se fosse leggera fino adesso, nel senso che tutti gli aspetti tipi cucinano e poi ci sono delle chimere sorelle malvagie. Hanno chiesto a Laius una cosa molto importante, lui adesso deve prendere una decisione. Bellissimi cambi d'abito di Marsile, ho adorato anche quelli. Più bello ovviamente quello, il primo che gli hanno messo quadrato, che sembrava Lady Gaga, quello tutto con gli sbrilluccichini. A me è un anime che sta piacendo molto, è molto ben fatto, le animazioni sono fatte molto bene e non finirà con questa stagione, vero? Cioè, nel senso che la storia è più lunga, no? Perché secondo me non riescono ad arrivare a una chiusura, mancano 3 episodi. Credo che il manga sia in corso, ve lo dico subito. No, manga, no, il manga è finito. 14 volumi. Beh, 14 volumi secondo me si fanno in, in 24 episodi. Non lo so, cioè... non lo so, e se qualcuno ha letto il manga lo saprà. E secondo me, però al momento non è annunciato altro, quindi però potrebbero anche riuscirla a concludere. Se no faranno una nuova serie, usciranno una seconda stagione, non so, lo scopriremo. Mi sto, ok, dai lettori del manga dicono che non la concluderanno, quindi probabilmente ci sarà bisogno di un'altra stagione. Al momento non è annunciata. No, allora, tipo nel settimo volume uno dei commenti dice si scopre il passato di Senshi e non c'è minimamente nulla. Di e allora ci vorranno più di 2 serie, quindi. Quindi sto, probabilmente sto rischiando di... Lo scopriremo solo mangiando. Ti stai spoilerando tutto. Sì, sto rischiando di spoilerare qualsiasi cosa. Come faccio a vedere? Sto cercando di guardare anche le copertine. Ok, allora nel 5 riporta in vita Falin, ok? Quindi secondo me siamo intorno al sesto, settimo volume adesso. Perché effettivamente nella copertina del settimo c'è la tipa gatto. Quindi diciamo che siamo a metà, secondo me concludono, cioè, ci saranno altri 24 episodi probabilmente. È probabile che servano altri 24 episodi, dai. Va bene, dai, vediamo se arrivano comunque a una conclusione, sarebbe una cosa buona, insomma, una serie che rimane appesa a metà. Beh, è finito, quindi ha avuto successo. Potrebbe essere possibile. Sì, sì, penso che la serie anime sia stata anche seguita, quindi credo che sia fattibile. Non so anche tempi, ma credo che sia fattibile. Spero che la facciano bene come questa stagione, perché a me sta piacendo veramente molto, molto, molto. Quindi più sexy Senshi per tutti. Io non vedo l'ora di arrivare in Giappone a novembre e, e cercare delle figure di Senshi. Beh, figure, non credo. Beh, c'è la figura di Marsile. Ok, quella di Marsile l'ho vista, ma di Senshi? Insomma, no, non ti giuro che secondo me... Cioè, adesso la cerco. Intanto andiamo avanti. Parla pure, ma magari in qualche garage kit te lo fanno, magari quella posa lì. Ma... Bellissimo, ne prendo 3. Ok. Allora, Sound of Volume 3, e qui ci sarebbe da dire tantissimo. Stavolta finalmente arriva il dramma. Ci sono delle Nendo comunque, scusa, vai. Ah, bene, Nendo sì. Finalmente arriva, insomma, dramma incoming, come secondo me sì, era chiamato. Colpo di scena finale scontato, per carità.
Maio e Subdola, secondo Claudia Chan. In effetti te la meni troppo, insomma, lì, quella situazione lì. Non lo so, vediamo quello che, come va. Comunque, da parte del professore è un po' stronzo, secondo me, perché... Ok, prendere i più bravi, però hai, insomma, in un qualsiasi gruppo può contare anche l'equilibrio delle varie situazioni. Quindi, non lo so, hai creato nettamente un malcontento che se prima serpeggiava un po', secondo me, il professore gli bucheranno le ruote della macchina. Guarda, potrebbe... No, io sono d'accordo con Miro, ma io la fanno in furia che sia Subdola cosa, ma al momento non ha fatto niente di male. Cioè, nel senso, alla fine che deve fare? Cioè, non è che ha preso il posto in modo scorretto, ha suonato meglio e quindi se l'è preso, punto. Comunque, sì, ma è quello infatti la cosa. Fanno le cose per evitare i drammi e tanto i drammi accadono ugualmente come negli anni precedenti. Qualcosa è andato storto probabilmente, adesso voglio vedere, perché poi Kumiko dovrà tenere a bada tutti nonostante sia quella poi alla fine Kumiko quella che ci ha rimesso più di tutte, e vediamo anche Reina come la va a prendere. Però ricordo che alla fine questa è la selezione regionale, e se passano questa c'è il concorso regionale del Kansai. Se passano questo, potranno andare al nazionale, si rifaranno un'altra volta le audizioni. Quindi non è la parola finale questa qui, altrimenti no, sarebbe finita. Sì, vabbè, Kumiko è l'ideologia. È vero che l'accuseranno sicuramente adesso di essere la buona samaritana che pensa prima agli altri e poi. E non a se stessa, perché è un po' la sua indole, no? E vediamo come reagisce, insomma, a quello che è successo. E secondo me, Mario è stupido perché fa la santarellina che non vuole prendere il posto di altri, ma mette il dubbio nelle altre, il dubbio genera insicurezza nelle compagne, ed ecco qui. Per carità, è una lettura, vediamo come va. Sì, no, allora sono d'accordo su un fatto. Ci stai, fai senza fare tutta quella scena. Questo sono d'accordo con te. Ma non credo, cioè non mi sembra intenzionale, cioè mi sembra genuino. Poi magari mi sbaglio e c'ho meno malizia. Non sono così malizioso, vediamo come finisce. No, sono un po' più curioso, e sempre ritenuto che Kumiko fosse il personaggio più interessante di Euphonium. Sono molto curioso di vedere come andrà. Tra l'altro, io non sopporto molto Kanade, che la trovo troppo, veramente troppo appiccicosa. E vediamo, perché adesso Kanade sicuramente sarà una pentola in ebollizione, adesso che è stata proprio fatta fuori dalla banda totalmente. Cioè, almeno Kumiko sì, farà il secondo Euphonium, non farà la solo, ma almeno ci sta. Kanade è stata proprio scartata. Quindi vediamo, deve gestire lei tanto per cominciare e poi anche occuparsi in teoria di se stessa, insomma, quindi sono molto curioso di vedere come vanno le cose. Finalmente è successo qualcosa, perché veramente abbiamo fatto 7 episodi in cui non era successo. Dico da sempre l'aria in quest'anima, che cavolo ci sto a fare qui? E vabbè, comunque adesso esplode il dramma. Sono contento che la serie sia anche andata in alto, evidentemente è piaciuta. Dopo tanti episodi che non era successo granché, e
dopo tante, abbiamo pure la povera Crista della Tuba che nel gruppo da, delle quattro organiste a 10 anni solo ora comincia a suonare qualcosa, anche questo è vero. Se, secondo me Sapphire si prende un bel 2 di picche, io ve lo dico, cioè ci ho avuto questa mezza impressione che le cose non sono andate tanto per scontate come, come sembravano, che Motomo sembrava tanto preso da lei. Secondo me invece la lui a lei, secondo me l'ha dato lui a lei, secondo me è lui che ha frenzonato lei, vediamo, non hanno detto nulla, ma secondo me è lui che ha frenzonato tutto. Lei sì, vabbè, succede abbastanza, è un gruppo molto folto, quindi insieme a quello che suona il trombone, no, quello non ho perché fanno pensare a questa cosa, invece secondo me è successo il contrario, lo sapremo nei prossimi episodi, secondo me da quello che fanno intuire è successo il contrario, perché poi sparlavano che insomma che la davano una cosa tanto per fatta, invece secondo me deve essere successo qualcosa per cui è lui che le voleva parlare, sì, è vero. Però sì, il prossimo episodio voglio risposte, sì. Penso che ce l'avremo nel prossimo e quello dopo, perché in questo momento non si sa quello che è successo tra loro due. Però è evidente che le cose non devono essere andate tanto bene, no? Quello ammazzate. O le ruote al professore. Quello sì, quello... Deve stare attento alle gomme, il professore, quello sono d'accordo. O anche entrambe le cose, però sì, diciamo che insomma era un po', andava avanti un po' in modo stanco, c'era un po' di episodi di stanca, insomma doveva succedere qualcosa per ravvivare ed è successo, quindi mi aspetto begli episodi davanti, insomma mi aspetto, quindi speriamo che raggiunga più o meno i fasti delle prime stagioni. Ma secondo me non c'è neanche tantissimo questo Yuri tra Kumiko e Reina, vediamo. Esatto, qui anche c'è da vedere come la prende Reina, perché anche Reina la dava un po' per scontata per perdere un po' di punti, secondo me. Per Reina che crede nel professore, questo sì, vediamo come la prende. Sono curioso anch'io. Sono molto curioso anch'io di vedere quello che succede. Alla fine, secondo me, penso che si aggiusterà tutto. Cioè, li riuscirà a tenere tutti, tanto toccherà a Kumiko tenerli tutti con la barra dritta, riusciranno ad arrivare ai nazionali e poi lì si riprende il posto, secondo me. Però vediamo come... Generalmente non lo vedo un anime da troppo da dramma, insomma, sì. Dai, penso che alla fine suoneranno insieme Kumiko e Reina, dai, penso, vediamo. Li sentiremo, ma secondo me li sentiamo nel concorso nazionale, non in questo. Almeno non completamente in questo. Son convinto che se li sentiamo, all'ultimo episodio. Probabilmente l'ultimo episodio sentiremo veramente tutto il concerto, come era stata nella vecchia serie. Quindi vediamo. Io sono convinto all'ultimo, non questo concorso. Come hanno saltato quello di prefettura, potrebbero parzialmente saltare anche questo qui. Vediamo. Hanno saltato tutto, sì. Comunque no, finalmente dai, sono contento. La serie ha ingranato. Andiamo avanti a Konosuba. Sempre tua. Sempre mia, anche Konosuba. Aspetta, fammi ricordare però, perché l'ultimo episodio che ho visto era il settimo. Sì, quando vanno... Sì, succedono cose, tante cose. E...
in cui hanno fatto i soldi, però poi vanno a combattere con l'Idra. Vabbè, ci sono tante, tante scenette, secondo me, un po' slegate. Sì, quella del vino, effettivamente. Sì, diciamo che un episodio che mi ha lasciato un po' meno del solito. Però, insomma, sì, come il commento che scrive sul sito Miro, vorrei stare in studio di registrazione con i segli e vedere quattro persone che urlano come invasate. Ecco, questo sì, cioè. Questo sì. Non la puntata più, diciamo, non la puntata più divertente della serie, lo possiamo dire. Questo sì. Però sempre, insomma, molto, molto fuori dalle righe con Usumba. Non c'è molto da dire perché non c'è neanche trama in questo episodio, c'è solo una serie di gag una dopo l'altra, insomma. Sì, è finita la saga, quella con la principessa, e adesso rimane un po' in una fase, secondo me, transitoria prima di partire con una storia diversa. Quindi sono storie brevi e episodi singoli, insomma, con gag estemporanee, diciamo, più che costruite su una trama un po' più lunga. Aspetto che ci sia un passaggio, insomma, verso una nuova saga. Mi si sta spegnendo la cuffia. Ok. E quindi niente, non c'è molto da dire su questo episodio di Konosuba, secondo me. Quindi divertente come al solito, e aspettiamo che magari succeda, che ci sia anche un pochino di trama, che combattute varie. Devo dire che Darkness, che è un po' il personaggio che mi piace di meno nella saga precedente, mi ha fatto impazzire, cioè era praticamente quella, sembrava la più assennata di tutte in tutta quella situazione, impazziva totalmente per stare dietro ad altri pazzi del parere, veramente il party più pazzo della storia degli anni, cioè un personaggio più invasato dell'altro, se sono messi bene insieme. Però ecco, divertente con Usumba, vediamo, anche curioso di vedere se iniziano qualche altra, un'altra mini saga, insomma, sarebbe carino. Demon Slayer, vai, vuoi parlarne tu, se lo segui? Così faccio, sì, pausa. Lo vai. Seguo, e praticamente adesso abbiamo Tanjiro, non che è diventato... No, esatto. Praticamente in questo episodio Tanjiro è diventato Asta di Black Clover. Super palestrato, bassissimo, uguale. E cioè super mega potente. È un episodio dove fanno vedere i muscoli di Tanjiro, sostanzialmente. Però sempre bello vedere... come si chiama? Adesso mi sfugge il nome. Uzui. Sempre bello rivederlo. Bello anche il combattimento che fanno alla fine loro e il fatto che in realtà lui ha motivato gli altri. Quindi sostanzialmente lui andrà in giro a fare da motivatore. Cioè, è quello che sta facendo. Però comunque posso dire una cosa ai Demon Slayer. Vai. Per chi diceva che sono disaffezionato al brand. Non è lungo. Cioè non è troppo lungo, perché il manga è già finito, l'anime comunque stanno andando già per conclusione, secondo me, la battaglia contro Muzan, e ecco, non essere uno di quegli shonen infiniti che aggiunge personaggi su personaggi, che aggiunge saghe soltanto perché deve allungare il brodo e poi magari si vede bastancamente avanti perché non ci stanno neanche idee, ce ne stanno di shonen così. Secondo me, ecco, Demon Slayer non è così. Demon Slayer, quantomeno ha il merito di essere una storia che non la tira tanto per le lunghe. No, cioè, comunque ci sono dei nemici, ci sta il fatto che il protagonista debba crescere
anche a livello fisico e di potenza, perché altrimenti come li batte? Però ha una crescita, diciamo, coerente, e vabbè, anche se dovrebbe essere morto già 5 volte, ma al di fuori di quello lì, e non riesce senza film. A me sta piacendo, anche questa parte qui di allenamento in realtà a me sta, cioè lo guardo con tranquillità, mi piace, ha del senso, anche perché comunque non è che fanno solo allenamento fino a se stesso, come dicevo, lui comunque ha motivato anche gli altri cacciatori durante questo allenamento, che sembra una cazzata per Benista, perché Tanjiro è sempre quello di io vi salverò tutti, però secondo me ci sta. Cioè è in linea con l'anime, è in linea col personaggio, quindi questo episodio poi mi è piaciuto per anche la presenza di Usui e il fatto che lui è raccomandato anche dalle mogli di Usui, cioè questa cosa qui mi fa molto ridere, però vabbè. Fabio dice che gli hanno piaciute più le altre puntate in cui si vedono i pilastri. No, a me questa non è dispiaciuta, devo essere sincero. Sì, ma adesso, cioè, a me manca Zenitsu e Inosuke, cioè, io voglio quei due personaggi che insieme fanno morire, sono bellissimi. Niente. Vediamo, insomma. Vediamo. Andiamo al rinquattro. Spice and Wolf. Ok, siamo arrivati al momento in cui della crisi, come dicevo, prima la parte tranquilla, poi arriva la crisi e poi devono risolvere. Ma l'hanno fregato, cioè, nel senso, io non so la storia, quindi il tipo che è andato lì a dire quando arriva digli così, non ho capito se quella cosa delle armature è vera o lo stanno solo fregando, cioè è quello che non capisco. Allora no. Allora no, spiegano. Quando lui ha comprato le armature, la compagnia che gliele ha vendute lo sapeva che non valevano un cacchio. Ah, ok. No, questo non l'ho capito. Perché sostanzialmente le armature servono perché loro fanno questa spedizione annuale al nord e quindi sì, hanno bisogno di queste. Per quest'anno, per motivi che non hanno spiegato, la spedizione al nord è stata annullata, quindi nessuno c'ha bisogno delle armature in quella città. Lui non lo sapeva che la spedizione era stata annullata. Siccome c'è ogni anno, lui ha detto: io compro le armature che lì le vendo bene sicuro, e quindi ci guadagno, quindi praticamente è un guadagno facile. Quell'altro erano ben contenti, perché avevano l'informazione che sarebbe saltata. Lui non aveva questa informazione, questo è mancante. La mancanza di informazione ha fatto sì che non c'è più la spedizione, non c'è più richiesta di armature, e pertanto il prezzo è totalmente crollato, non valgono più nulla, quindi lui si ritrova con un ammasso di ferro che non c'ha nessun valore, e siccome le ha comprate a credito, perché dice tanto ci guadagno il doppio su queste, i soldi li restituisco, e quindi adesso si ritrova pieno di debiti. Nel frattempo quell'altra, per facilità anche di trama, insomma, ha ceduto il debito all'altra compagnia che si trova nella stessa città, così è più facile per lui, insomma, non dover tornare indietro a ripagare il debito. Punto, solo questo. Effettivo che ha sbagliato Lorenz, non è... Ok. Ha calcolato un po' quello, glielo dice: se ci avessi avuto un incidente, se ti avessero derubato, sì. La corporazione ti poteva aiutare, ma qui sostanzialmente tu hai voluto prendere a credito perché eri sicuro di farci un sacco di soldi, lui era sicuro che lui era sicuro che ci sarebbe, che facevano tutti gli anni a spedizione, non sapeva che non l'avrebbero fatto. Dall'altra parte, ben contenti sono stati di fregarlo tutto qua.
Io, cioè, boh, non so se perché ero distratta o cosa, però non l'ho minimamente capita questa dinamica. Quindi, cioè, ho capito che non si è fatta la spedizione, ma non ho capito se, cioè, in che modo l'avevano fregato, perché sembrava Ok, che no, forse fossero però devo vissuti da dire poco. che l'anime mi è sembrato abbastanza chiaro. Devi ricollegare tra due episodi, tra quello prima e questo, però l'anime mi è sembrato abbastanza chiaro nell'esplicarla questa spiegazione. Sì, lui ha comprato a credito, poi ti restituisco i soldi appena ho venduto le armature, Però l'armatura non le vende. però le armature non le può vendere. Il credito, quindi i diritti sul credito, l'altra corporazione, insomma, le ha vendute a quella che sta in quella città, Sì, semplicemente no, la mi è chiaro devono, adesso. quella. Quindi niente, quindi sostanzialmente sì, c'ha ragione Miro, ma non deve maltrattare Olo, questo sono d'accordo anch'io. Belle le musiche, secondo me, a sottolineare tutto quanto. Un po' meno, secondo me, la regia della parte in cui lui va a cercare soldi e non riesce ad averli. Quindi l'ho avvertita un filo meno la frustrazione di Lorenz rispetto a quella che era la vecchia serie, potrebbe essere. Però vabbè, secondo me c'era tutto anche in questa parte qui. Per risolvere questa situazione non si andrà tanto per il legale, però chi se ne frega. Basta risolvere. Immaginavo che ci fosse qualcosa del genere, però. Sì. No, e questo ci sta. Non faccio piacere il finale episodio, ma un debito del genere ti porta alla rovina, può portare a uno stato d'angoscia davvero forte. No, no, io sono d'accordo. Sono d'accordo, anche perché sono uscito da pochi mesi da una situazione brutta in cui avevo. La società in cui lavoravo non pagava più, non sono stati pagati gli stipendi per mesi e mesi, nonostante io comunque c'ho un certo curriculum, ho dovuto fare 3-4, cioè c'ho stato dicembre, Natale, Capodanno a fare colloqui su colloqui, sono situazioni stressantissime, anche se tu sai che la situazione la sistemi, quindi perché quando poi sai che conti, c'hai i soldi, no? E poi dopo da un certo punto di vista, da un certo momento in poi ti ritrovi senza soldi, la voglia se non ti crea stress e angoscia, ci sta la reazione di Lorenz, ci sta tutto. È chiaro che noi parteggiamo tutti dalla parte di Olo, per carità, Sì, è per me è anche stato più giusto. pezzo di merda quello che gli hai detto, ti porti una donna dietro per fare pena, cioè. Per fare pena, sì. No. Sono d'accordo. Boh, Vabbè, ci vabbè. sta. Comunque, volevano far vedere che al momento di chiedere soldi, tutti gli amici matti chiudono tutte le porte. Comunque, Sì, vabbè, quello sì. vediamo. Tanto la storia già la so, avendo visto, quindi come si risolverà anche questa situazione. Insomma, andremo a vedere. Bene, andiamo su Kaiju, Kaiju. Semeneno, Seminano tra di loro. Semeneno tra di loro, No, prima contro il cattivo e poi cominciano tra di loro. sì, mi è piaciuto molto in realtà come combattimento, mi è piaciuto molto anche in realtà la parte finale, che non. Esatto, mo tocca al vice capitano, che mi piace molto come personaggio, quindi sono molto curiosa di vedere questo combattimento e di sapere come va. Lorenzo mi ha detto che adesso inizia il caos più totale, quindi sono molto curiosa di sapere che cosa succede. È fatto davvero molto bene, mi sta prendendo, mi sta piacendo molto, quindi sono molto 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 curiosa. È un È Levi un che ci ha Levi che creduto. ci ha creduto meno. Va bene, vediamo. Tanto, no, io non leggo il manga, quindi non vi so dire. Non è il mio, però per il momento lo guardo. Quindi. Per me invece è il mio e mi sta piacendo molto, quindi io sono
pro a questa cosa qua. No, no, vabbè, per il momento non c'ho nulla di contro da dire, devo essere sincero. Cioè, fa una serie in cui si devono menare, fa quello che deve fare, insomma, Ha quindi. ragione Miro, pensavo lo droppassi prima, quindi... Ed è già qualcosa, pensavo troppo. Sì, effettivamente il fatto che sto durando, devo dire che è un punto a favore per il momento di Kaiju. No, Dai, hai no, per il fatto momento bene. non è in odore di. No, vabbè, però ci sono alcune serie tipo Jujutsu Kaisen che non ce l'ho fatta. Ah no, beh, Ma Hero Academia devo dire che sono durato di più, però non ce l'ho fatta lo stesso. No, alcune serie non ce l'ho fatta, questa per il momento ce la sto facendo, quindi vediamo, dai. Riccardo ci dice che su Netflix si sta vedendo Jujutsu Kaisen, giustamente se lo vuoi recuperare anche su Netflix, è buono. Comunque, ricordiamo, su Crunchyroll ce ne sono tanti di anime, quindi sì. saliamo ai primi due. Saliamo ai primi Vai. due e finalmente, vabbè, Mushoku, tanto li seguiamo tutti e due questi Sì, sì, nomi, sì. E quindi. sono indietro di due episodi con le meduse, però sì. Ah, vabbè, no, sono venuto a sentire i due episodi. Poi con Mushoku Senpai invece, Sì, quindi. sono in pari. Certo, secondo me un po' dai responsabili mandare Rudeus e Lina lì insieme. E dire Ok. tanto non fanno niente, però c'è Sì. uno peggio dell'altra, però Sì, sono contenta anch'io del fatto che non hanno tirato per lunghe questo viaggio perché poteva essere veramente una cosa noiosissima. Io non ho letto la novel, ma ci sta a no, mettere qualcosina che è successo, però cioè, fammi arrivare al sodo perché sennò qua andiamo avanti per no, 20 arrivano episodi. anche la novel. Si sofferma sicuramente, sofferma un po'. I combattimenti sono fatti bene, però secondo me nella novel magari c'è più racconto, più dettagli, più che li fa immaginare un po' di più. Ecco, una cosa che mi ha roso è il fatto che dice, dai, raccontami del tuo passato con mio padre. E lei dice, no. E lui, va bene, Vabbè, io, ma no, io lo secondo te no. voglio Ma secondo te non verrà fuori adesso se sì, incontra ok, l'uomo. volevo sapere in quel momento, cioè, me la butti e poi non me lo dici. Cioè, non buttarmela neanche lì. Porca vabbè, madre. lui la vuole, lui, Rudeus lo vuole sapere come te, e lei non lo vuole fartelo Però sapere. allora non gli dici va bene così fa niente, tanto non mi interessa sapere con chi scopa mio padre. Cioè, nel senso, prima mi butti la pulce, poi... Vabbè, ok. Vabbè, te la butta per incuriosirti per i prossimi episodi, dai, questo ci sta. Uffa. Quando si troveranno di fronte a là. Vediamo, dai. Però Non sì, no, hanno sapevo questa ridotto il cosa, però viaggio fa niente. perché volevano, cioè dopo tanto slice of life, cioè farsi 8 mesi di viaggio, insomma, sarebbe stato un altro viaggio tipo quello di con Eris, Eh no, infatti, che però lì ci quindi. stava. Sì, lì ci stava, qui no, qui hanno potuto saltare, hanno fatto i due combattimenti per Sì, far con vedere che comunque Mashup. anche un mese era comunque in una terra ostile. Sì. Quindi c'è stato tutto perché comunque, ok, il teletrasporto, ma non può essere immediato di un giorno, un mese l'hanno tagliuzzato, insomma. Prossimo episodio già si è visto dalla preview, arrivano, quindi. Bella Non c'è anche problema su la questo. spiegazione del fatto che per loro il teletrasporto è stato immediato, ma in realtà non è immediato veramente. Quindi loro l'hanno vissuto Sì, come sì, se sì, sì. quella cosa lì è stata carina. Anche quello. Vabbè, però sì, cioè non è stato un grandissimo episodio, è stato di passaggio, adesso poi arriveranno, vediamo. E passiamo alle meduse. Sì, No, passiamo alle ma... meduse. Allora, passiamo alle meduse che. Devo dire, tutti mancano 2 episodi. Gli ultimi 2 episodi sono stati un po', diciamo, più interlocutori, però. Diciamo questo, l'ultimo.
Ritornata? No. Nella novella Sono tornata. è uguale, uguale, uguale. Nella novella è uguale. Fanno il teletrasporto e ci sono le stesse battaglie con la succube e con i grifoni. Sì, credo che Quindi prima Rick è uguale. intendesse, pensa se fosse durato 8 mesi e Sì, fare un pensa se viaggio. facciamo. Sì. No, comunque tranquillo, Rick, che durerà abbastanza la situazione qui. Non è di breve risoluzione. Tornando alle meduse, sì, forse l'ultimo. L'episodio meno incisivo, però secondo me è importante perché introduce la storia di Kano, quindi tutto quello che quindi la mamma e fa il suo passato che torna, insomma, qualcuno l'ha beccata. Meglio, vedi, qualcuno che l'ha detto dice meglio questo del precedente. Sì, ok, forse non lo vedo come interlocutore, ma la situazione è abbastanza delicata. Poi se è stato meno incisivo è un altro discorso. Meno incisivo, sì, perché meno incisivo per il fatto che non è concluso, nel senso. È secondo me l'introduzione, probabilmente la Medusa ci avrà 12 episodi, quindi non sarà un anime, non lo vedo come, è un original, non lo vedo come un anime lungo, credo che sia un anime che va a concludere la storia che racconta in questi 12 episodi. Si prepara, cioè è l'inizio secondo me della storia della saga finale, cioè nel senso di un arco di storia più lungo. Questo sì, già l'avevamo vista negli episodi precedenti, già era stata se n'era parlato di questa storia, già si era parlato di lei che aveva lasciato il vecchio gruppo di un episodio di violenza, insomma, era stata. E quindi ovviamente succede quello che vabbè, essendo spoiler, però succede all'inizio episodio che l'hanno beccata, nel senso che hanno scoperto che lei, che la cantante di Jerry, è l'ex membro del gruppo che l'aveva lasciato. Quindi uno dei fan che vedeva il filmato l'accusa, cioè nel senso l'ha beccata. E quindi esce fuori a tutti questa situazione. E poi vediamo. Sì, questo rischia di far proprio sostanzialmente, come dici, che si rischia anche di far chiudere direttamente il gruppo. Vediamo come si sviluppa questa situazione. È stato meno incisivo perché non c'è avuto la conclusione sostanzialmente della storia, di questa storia qui, ma ha avuto l'inizio di quella che è una storia che proseguirà per più episodi sicuramente. Sì, infatti, nella missione scenica loro sono già da un anno che hanno messo su Jerry. Sì, c'è un po' un salto temporale. No, a me comunque mi è piaciuto anche l'episodio precedente, quello in cui lei prendeva la patente, quindi, Beh, io anche se era sono singolo. ferma a quello, cioè stasera ho guardato quello di Baba, dell'altra idol. Non lo so, può essere di sì, può essere di no. Se la rivedremo in persona. Però vabbè, Erika, noi spoileriamo troppo che deve vedere gli ultimi due episodi. E poi si deve vedere anche Gus Van Cry. No, Quindi vabbè, vediamo. quello se non piangi, effettivamente andiamo pari. Se non, che a me effettivamente è stato più emotivamente più forte di certe scene. Bello comunque le meduse, per carità. Io alla fine. In questo momento sono un po' indeciso, visto che cambieremo anche il modo. Abbiamo deciso di cambiare la news Gli spollicciati? No, per per gli no, gli spollicciati, per spolliciati, quello delle le serie consigli. completate, i consigli delle serie completate stagionali. Non daremo più il pagellone, perché ma ognuno sceglierà le due serie.
che ritiene migliore, la prima e la seconda serie stagionale. Adesso sono deciso se la prima quale delle due potrebbe essere, perché effettivamente sono due serie molto belle. Su questo miro serie migliore Le Meduse, personaggio migliore Nina, sono d'accordo, colonna migliore Bernd Cry, sono d'accordo, visual nettamente Le Meduse, sono d'accordo. Diciamo che sono tendo a essere d'accordo con te, cioè forse Le Meduse la metto un gradino sopra, ma è molto bella anche l'altra. E sul personaggio sono d'accordo con te, sulla colonna sonora sono d'accordo con te, è innegabile, cioè quello è proprio oggettivo, quindi diciamo che siamo sulla stessa linea, però sì, esatto, mancano ancora degli episodi, per cui la bilancia potrebbe pendere in modo diverso, ecco, questo sì. Però effettivamente consiglio a tutti di continuare a guardare Le Meduse, perché è una serie veramente bella, a prescindere. Però consiglio anche di guardarsi Girls Don't Cry, perché è a livello, potrebbe essere un gradino sotto, ma potrebbe essere lo stesso livello, quindi io per il momento sì, sono d'accordo con Miro. Per il momento Le Meduse ce l'ho mezzo gradino. Di solito allora la stagione estiva si considera iniziare a luglio, primo luglio, agosto e settembre. Di solito inizia intorno al 4 luglio, giù di lì, dipende da come inizia il mese. Credo che ancora queste serie ce le portiamo avanti fino a giugno, vediamo, tutto giugno e poi vediamo di recuperare anche qualche altro membro sperduto dell'anime talk, sperduto da qualche parte. Va bene, perché questa stagione siamo abbastanza in linea io e te, non litighiamo ieri, quindi c'è bisogno di qualcun altro che mette pepe a questa stagione. No, sì, esatto. Questa stagione non abbiamo il contrasto su e poi, no, esatto. Per fortuna, mentre la stagione prima Erika l'ha tenuta da sola, perché c'erano tante. Per fortuna questa stagione questa stagione ce n'ho veramente tante. Sicuramente si può dire che a chi sta guardando solo una delle due serie, che al 99% vi piacerà anche l'altra. Assolutamente d'accordo. Se vi piace La Medusa, è impossibile, secondo me, che non vi piaccia anche l'altra. Perché se non vi piace La Medusa, perché ne so, non sopportate le serie che hanno con protagoniste solo ragazze, probabile che anche l'altra non sia nelle vostre corde, per carità. Sì, ma allora, però sapete che a me non piacciono le ragazzine carine, ma se la storia non è solo sul fatto di essere ragazzine carine, ma c'è una trama, e qui c'è una trama, allora non mi dà fastidio. Ma Girls Band Cry non sono neanche tanto carine, nel senso che la protagonista è bella incazzata, quindi allora posso. Quindi secondo me fa molto, quindi se ti piace quella è difficile che non ti piaccia l'altra. No, ma infatti, cioè, il problema è che deve esserci una trama. Qua la trama c'è ed è anche comunque abbastanza seria, nel senso che ti tira delle batoste che... No, vabbè, non è vero, Miro, dai, c'è Kaiju in cui il protagonista è... C'è Mushoku in cui sì, ci sono tante belle donne, quindi vabbè, però il protagonista è sempre maschile. Spice and Wolf, i protagonisti sono una coppia, non sono un gruppo di ragazze. Demon Slayer anche, sono maschietti principalmente. Konosuba, sì, sono ragazze, però c'è il protagonista maschile, dai. Non è vero, ci sono solo ragazze, dai, se guardando anche la classifica, quindi c'è abbastanza varietà. E poi potreste sempre guardarvi Vampire Dormitory, così ne parliamo. Perché... vedete quello psicopatico. Che... esatto. Ah, però devo dire che a Condition Cold Love una cosa bella ce l'ha, ed è l'ending. Guardatela, perché è bella, io me la ascolto la canzone anche da sola. Tra l'altro musicalmente
Riguardando tra Medusa e Gersman Kreis, sono molto belle anche le sigle di Gersman Kreis, quindi bene anche da quel punto di vista. Bene, Ok, io direi dai. che chiudo, che ho il computer all'8%. Ok, sta finendo la batteria di Erika. Noi intanto sono le 10:40, direi che possiamo. Insomma, abbiamo parlato un po' di tutto questa sera, quindi Sì. vi auguro buona serata a tutti. Grazie, siete stati in tanti stasera. Spero che abbiamo interagito bene, insomma, con voi. Quindi ci vediamo settimana prossima, penso sempre di mercoledì più o meno. Sì, direi di sì. E poi vediamo, so che ci saranno gli europei di calcio a un certo punto, quindi vediamo di non andare quando c'è l'Italia, insomma. Non ci Va seguirebbe bene. nessuno. Buona serata, buonanotte a Buonanotte. tutti. Ciao, 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 ciao. grazie.